rispetto, ma sono di Roma, italiano 100%. I miei genitori ovviamente no, mio padre è senegalese e mia mamma è di Haiti. Si sono conosciuti a Roma più di 40 anni fa e ancora vivono lì. Mia mamma era arrivata in Italia per viaggio tipo vacanza, imparare la lingua, e mio padre per studio. E da lì l'amore l'ha portati a unirsi e rimanerla, da cui questa unione sono nato io 32 anni fa a Roma, e 2 anni dopo mio fratello Patrick, più piccolo di me, ma lui è nato qui a New York. E questo poi si va a allacciare anche al fatto del mio avvento qui in città, perché avendo familiari, parenti, possibilità, perché a livello pure burocratico non è facile per tutti venire qui, ho deciso di trasferirmi 1 anno e mezzo fa, perché avevo in mente un progetto che sto portando avanti e fortunatamente ha preso la piega giusta. Come dicevo prima, i miei genitori sono degli immigrati venuti da altri paesi in Italia. All'epoca, negli anni 70, comunque non era facile, perché non c'erano tante persone di colore, soprattutto in Italia e a Roma. Però loro sono stati un grande esempio, a me pure mi hanno dato forza a fare il passo inverso, andare via da Roma e venire qua a New York, perché nonostante tutte le famiglie hanno problemi, non è che voglio dire che avevo la famiglia di Mulino Bianco, perché così non è stata, ho avuto grossi problemi pure con mio padre, così, però sono contento di come mi hanno cresciuto, di come sono io oggi. E loro danno tanta forza, anche il modo come affrontare le cose, ma le capisci più che altro da gente, perché sono cresciuto bene, sono cresciuto in Italia, loro veramente sono proprio a nulla, dove quello che uno vede in televisione oggi è la verità, per trovare da mangiare, per prendere acqua, camminare, per camminare chilometri per tornare a casa e portare l'acqua. Dunque dai valore a quello che tu oggi hai, e sai, ogni goccia sudata ha un'importanza e di conseguenza vieni spinto con più forza da tutto ciò. Ripeto, non essendo cresciuto nell'oro, facendo fatica, mi vergogno, l'ultima settimana a trovare da mangiare dentro al frigo, ma le cose basilari tipo pane, uova, latte. Ho iniziato a lavorare da subito, all'estate della prima media, ovviamente lavori estivi, nel senso spiaggia, al bar, pizzeria, però mi divertivo perché lo facevo con i miei compagni di basket di quando eravamo bambini, che il nostro allenatore ci portava a lavorare. Ancora mi ricordo il primo lavoro serio alla casetta, un stabilimento. No, è stato carino, da lì fino a oggi, tutte le estati, ho lavorato per avere qualche soldo durante l'inverno, per fare le cose personali, essere un peso minore ai miei genitori. E per loro sono motivo di vanto adesso, magari quando sei giovane non lo capisci più tanto, perché pensi sempre che un genitore ti vuoi mettere il bastone fra le ruote, invece te lo fa solamente per te. Più che altro la cosa che mi ha aiutato di più penso sia stato lo sport, il basket. Io ho giocato a pallacanestro fino a 1 anno e mezzo fa in Italia, diciamo pure discretamente, perché vengo dal settore giovanile della Virtus Roma, un anno lì a Roma e poi serie minori tra serie B, serie C. E niente, è stato importante per me perché mi ha aiutato molto a crescere. All'età di 18 anni, è stata la mia prima esperienza, ho giocato in Sardegna, ad Olbia, un anno bellissimo, da lì ho preso, è successo di tutto, patente, diploma, università, diploma di liceo, geometra, sono geometra anche, e è stato un anno bellissimo dove ho le amicizie che me le porto ancora oggi, e da lì ho girato un po', diciamo, centro-sud, tra Calabria, Sicilia, Abruzzo, Molise, Umbria. È stata una bella esperienza perché ti permette di conoscere tanti posti, tante persone, e mette anche a discussione la tua di persona con ogni anno 15-20
compagni di squadra, e penso che è una cosa che ti riporti anche più avanti nella vita. Nel quartiere dove vivevo io, una domanda che poi chiunque ti fa o può pensare, ma problemi razziali? Onestamente no, io personalmente nella mia famiglia abbiamo avuto problemi di questo tipo. Poi è normale, quando va a scuola i bambini, sai, come sono cattivi, quando litighi la prima cosa che ti possono dire è qualcosa che riguarda il colore della tua pelle, ma problemi grossi no. Poi diciamo che io pure sono uno che ride, scherza, amico di tutti, e non ho avuto mai problemi di questo tipo. Ne ho visti, però personalmente no, di certo non mi sono fatto mai mettere piedi in testa da nessuno. Uno che mi è rimasto proprio impresso è successo a 15 anni, 16 anni, durante una partita di pallacanestro. La mia squadra stava giocando e nel mio team c'erano altri due ragazzi, un filippino e un ragazzo somalo. Un ragazzo somalo più chiaro di me, ovviamente. È stato preso di mira da un ragazzo dagli spalti, ma insulti di tutti i tipi. La cosa che faceva ridere è che comunque io anche stavo lì, essendo pure più nero, a me non mi stava detto niente. Comunque si capisce che dietro questa cosa c'è tanta ignoranza. Questo ragazzo dagli spalti a fine partita è entrato nel terreno di gioco e continua ad insultare madri e questo ragazzo, quest'altro ragazzo di colore, e da lì ti puoi immaginare. È stato un po' un parapiglia, discussioni, litigate, e poi la cosa è andata a scemare. Questo è stato uno degli episodi più, diciamo, si può essere allacciato al fatto razziale, però gravi mai. Il progetto di cui parlavo prima è la realizzazione di un brand. Avendo lavorato nel settore, ho deciso di creare un mio di brand che raccoglieva le mie etnie, la mia famiglia. E il brand è questo qui, la maglietta che porto addosso. Il nome è ISU, che sta per Haiti, Italia, Senegal e United States. Mia madre, io, mio padre e mio fratello. Che il messaggio che volevo dare è l'integrazione. Far capire che tutti possiamo stare bene insieme, soprattutto in questo periodo dove se ne sentono di tutti i colori, tra religioni, razzismo, tutto il resto. Il mio messaggio era questo, l'unione, per spiegare che io sono figlio di tutto ciò, nel senso che avendo genitori di etnie, di posti diversi, mio fratello che è nato qua a New York, io in Italia, cresciuto in un paese che comunque è un paese bianco, non è un paese nero. E questo è il messaggio che volevo dare al mondo. E i cannoni stanno per mia madre, che penso che sia la figura più importante di una famiglia, l'asse portante. Quando sono arrivato a New York è stata trovare un lavoro per mantenermi, per avere più entrate per investire nel mio progetto, e ho cercato nei ristoranti italiani e dopo 3 settimane l'ho trovato in un ristorante buono nel West Village, e iniziando da tutta la trafila, busboy, food runner, cameriere, è buono perché si guadagnano parecchi soldi. Per far capire, quello che si guadagna in un mese in Italia, stipendio medio parlo, qui lo puoi fare una settimana tranquillamente, lavorando 5-6 giorni a settimana. E era buono per me perché mi dava la possibilità di avere il giorno libero lavorando di sera e quei soldi investirli nel mio progetto. Mi piace perché sono sempre stato uno a contatto con la gente, tra lo sport, la palestra, il lavoro che facevo comunque negli store, col supervisor, sempre a contatto col pubblico, nei negozi, era la cosa perfetta per me, e anche con un'ottica futura a livello di progetto, nel senso ti dà la possibilità di conoscerti, stare in mezzo alla gente,
di conoscere persone che magari, perché qui funziona così, tutte connection, dunque ti trovi in un ristorante buono, sai che può venire un personaggio e qui è alla portata di tutti i giorni e di tutti, e ti dà la possibilità di entrare, da lì conosci quello, ti guarda quello, e così poi accadono le cose che fortunatamente mi stanno accadendo e sono contento, penso di aver fatto la scelta giusta. Poi è pure vero che è difficile perché è abbastanza cara ma proporzionata, e poi ci sono anche delle cose un po' particolari a livello di cose classiche che tutto il mondo sa, le armi, e la patente a 16 anni, il fatto adesso anche razziale tra polizia, bianchi e ispanici e neri, afroamericani, una sorta di guerriglia. Poi è normale, i problemi ce l'hanno tutti i paesi, però quello che mi piace qua è che se vuoi fare, puoi fare veramente, non è figlio di chi, amico di chi, c'è abbastanza meritocrazia e la percezione che c'è la luce alla fine del tunnel, c'è, comunque tu se la vuoi percorrere quella via lo puoi fare, è anche uno stimolo perché se pensi di poterci arrivare sei spinto ancora di più. La cosa figa che mi piace, che era la stessa che avevo in Italia, comunque essendo un ragazzo di colore in Italia che parla, capisce i sensi, i modi, i gesti, perché mi sento italiano al 100%, nato all'isola di Berina sul lungo Tevere, e qui è figo perché sono normale tra virgolette, perché qui sono tutti di colore, e lavorando in ristorante italiano la gente impazzisce quando capisce e sente che parla italiano, e lì cominciano le domande classiche: ma come mai? Ma perché? Che figo! Ma sei italiano? Di dove? I tuoi genitori? Allora lì incominci a spiegare tutto quanto, tutti i giorni mi succede questa cosa. Io mi ci diverto perché quando vengono gli italiani, finché non mi fanno una domanda io non dico niente. Aspetto che loro quando gli rispondo rimangono così, dico: oddio madonna, ma veramente? Invece gli americani, quando glielo dici, perché l'americano bianco, tanti sono italo-americani, dunque figli di nonni, allora si divertono a parlare, che parlano malissimo italiano. Un americano normale mi chiede, è talmente incuriosito poi dalla razza, vuole sapere il perché, il come, i genitori. È una città particolare, che se vieni come turista non la capisci, perché comunque guardi solo: oddio, troppo casino, costa tutto tanto, ma è relativo, come quando vai a Roma in centro a via del Corso dei Condotti e sei turista ti menano, è la stessa identica cosa. Quando ci cominci a vedere, ti addentri nella città, è particolare, è bellissima perché è grandissima. Ti sposti di tutti isolati, cambia totalmente, perché ogni quartiere, ogni zona, magari c'è il quartiere italiano, c'è il quartiere greco, c'è il quartiere senegalese, c'è il quartiere eritreo, è bellissimo per questo, perché puoi trovare chiunque. La cosa che mi manca dell'Italia è, vabbè, le mie abitudini, che le ho anche qua perché mangio sempre solo italiano e frequento posti spesso italiani, anche se mi piace molto non frequentarli e conoscere altro. La Roma sempre e comunque tutte le settimane, gli amici, il bar sotto casa, giocare a pallacanestro, queste sono cose che mi mancano. E poi qui è un full immersion, dunque quando sei al lavoro, hai da fare le tue cose, il tempo passa, è talmente veloce che quando vado in Italia ho la sensazione che una giornata in Italia dura 48 ore, per quanto è lenta. Poi non cambierei mai lo stile di vita europeo con quello americano, per carità, però ho voluto fare una scelta per me personale e migliorare la mia vita, perché se avessimo un po' più di meritocrazia e il seguire regole che hanno qui, sarebbe il paese più forte al mondo.
e questo è stato uno dei motivi per cui mi ha spinto ad andarmene. Penso di aver fatto bene, perché non voglio rimanere nella cerchia delle persone che si accontentano e che si lamentano tutto il giorno per le cose che non vanno, ma ho provato a fare qualcosa per me. Magari non va, però posso dire di averci provato. Una delle mie domande a cui faccio quasi tutte le persone che ho conosciuto qui, che sono da 20-30 anni, ma non ti manca casa, ma non vuoi tornare? E allo stesso tempo è una domanda che faccio a me stesso. Allora, io vorrei, mi piacerebbe, sono sicuro che torno, però quando capisci, vedi come ti potrebbe andare la vita lontano dal tuo paese, vedere che riesci, tornare penso sia difficile. Sicuro, se torno, torno per migliorare la condizione che ho lasciato, se no, secondo me non ha senso. Vorrei tornarci con la possibilità di poter fare e dire quello che ne so, che magari non voglio tornare e lamentarmi come sono andato, come quando sono andato via. Voglio tornarci per poter viverci bene, perché in Italia si vive bene e se hai la possibilità, ripeto, è il paese più bello che c'è al mondo. E uno dei miei obiettivi è tornarci. Poi Dio, solo Dio sa, e vedremo.